La cultura open al centro dell'edizione 2014 di PA 140, appuntamento ormai tradizionale del Consiglio regionale per discutere su internet, digitale e pubbliche amministrazioni. Si può conoscere meglio il territorio con le mappe libere e aperte? Il cittadino può comprendere meglio le notizie con l'uso di infografiche open data? Queste alcune delle questioni affrontate dai relatori al mattino. Open data è una sfida alla pubblica amministrazione e ai cittadini a prendere possesso di un'epoca nuova, che è quella nella quale si collabora per conoscere come stanno le cose e migliorarle. Data journalism è il giornalismo basato sui dati, è un giornalismo che allo stesso tempo antico e nuovo, è antico perché sono i metodi quantitativi della sociologia applicati al giornalismo, è nuovo perché la rete digitale ci permette di avere moltissimi dati e soprattutto moltissimi strumenti per elaborare e comprendere e far scoprire al pubblico questi dati in una maniera molto divulgativa. È qualcosa che è anche una grande promessa per il giornalismo perché permette di creare partecipazione da parte dei lettori e interazione con loro. Nel pomeriggio l'atto conclusivo del Piemonte Visual Contest, premiati tra i migliori lavori di ciascuna categoria e assegnati i premi speciali del CSI Piemonte e di Talent Garden. Hanno partecipato al concorso 94 progetti su svariati temi, tra i quali i più gettonati, scuola, viabilità, rifiuti e turismo. Allora, il lavoro che abbiamo fatto con Federica e Francesco è incentrato sul tema del turismo. Quando abbiamo iniziato ad esplorare un po' i dati che la regione aveva messo a disposizione, ci sembrava che i dataset sul turismo fossero molto dettagliati e insomma molto interessanti da analizzare. Fatta questa prima, come dire, analisi proprio di dati di flussi turistici, abbiamo fatto poi un'ulteriore ricerca su quelle che sono le attrattive del Piemonte, quindi come musei, come beni architettonici e anche l'enogastronomia, per cercare di fare una visione completa di tutto quello che ci servisse, insomma. Il nostro strumento è una mappa interattiva già presente, già funzionante in internet, che permette di descrivere le qualità della città di Torino, variando alcuni parametri come il verde, i trasporti pubblici, la quantità di servizi e il prezzo a metro quadro. È uno strumento che tutti possono usare in maniera molto intuitiva per capire l'ambiente in cui vivono, in cui si muovono e anche per dare poi per prendere anche delle decisioni importanti come dove trasferirsi, dove andare a vivere o comunque per valutare l'operato di un'amministrazione nell'immediato, nel locale.